Eccoci ancora come ogni martedì da 3 anni e mezzo a questa parte. Buonasera da Stefano Ballerini, collegati. È una puntata speciale da remoto, non sono a Firenze, ma non posso dimenticarmi della mia pallamano, per cui abbiamo tutti i risultati per andare a esaminare anche questo ultimo weekend di gioco. E allora cominciamo subito, andiamo a dirvi cosa è successo. Erano in programma 3 partite amichevoli della nostra nuova nazionale a Merano contro la Svizzera, 3 incontri in poche ore, 2 successi azzurri, 1 elvetico. E allora andiamo a rivedere la 3 giorni. Ovviamente prendo spunto dal comunicato ufficiale di fig.it, che ringrazio. La 3 giorni di amichevole dell'Italia a Merano si chiude con 2 vittorie e 1 sconfitta nel terzo e ultimo confronto al Palakkal Wolf. L'ultimo test match viene vinto dagli elvetici con il risultato di 30-27 primo tempo, 18-14, dopo che gli azzurri si erano rimposti con il risultato di 32-28 prima e 26-20 nei 2 precedenti incontri. Nessun rimpianto per la nazionale, con il direttore tecnico Riccardo Trillini, che ha lasciato a riposo uomini importanti come Parisini, Ebner e Marrocchi, dando ampio minutaggio ai giovanissimi in organico. Allora noi andiamo a vedere, rileggiamo dal primo mercoledì 13 di aprile, Italia-Svizzera 26-20 primo tempo, 11-11, Italia schierata con Colleluori, Ebner, Colleluori, Martelli, Prantner, Leo, 1 gol, Buzzamini 4, Nardin 2, Dapiran 1, Savini 4, Casa, Mengon 3, Dantino 3, Bortoli 1, l'altro Mengon 1, Oppedisano doppietta, Parrocchi doppietta, Parisini 1, Martin Prantner e Martini con 1, allenatore Riccardo Trillini. Per la Svizzera i gol di Schmidt 2, Meister 3, Tinoschi 4, Lier 2, Leopold 1, Parkomenko 1, Laube 1, Bamert 5, Weingartner 1. Poi andiamo al successo, il successo dell'Italia 32-28 con la Svizzera al primo tempo, 19-12, Ebner 1, Colleluori 1, Bortoli 2, Buzzamini 1, Prantner, Leo, Nardin 3, Dapiran 2, Casa 4, Mengon 2, Dantino 5, Savini, Martini 1, Oppedisano 7, Marrocchi 1, Parisini 1, Martin Prantner 1. Per la Svizzera i gol di Schmid 9, Meister 3, Tinoschi nessuno, Lier 3, Kattel 2, Parkomenko 2, Idrizi 1, Laube 5, Bamert 3. E poi andiamo all'ultimo, quello purtroppo perso, l'ultimo, la Svizzera ci batte 30-27 primo tempo, 14-18, Italia con Ebner, Colleluori, Martelli, Leo Prantner 1, Buzzamini 2, Nardin 3, Dapiran 3, Savini 1, Casa 3, Mengon 1, Dantino, Bronzo, Bortoli, Mengon l'altro 4, Oppedisano 4, Marrocchi 1, Parisini, Max Prantner 3, Martini 1. Per la Svizzera i gol di Portner 3, Schmid immarcabile 11, Meister 1, Tinoschi 2, Lier 1, Kattel 2, Leopold 2, Parkomenko 3, Laube 2, Bamert 2, Weingartner 1. L'allenatore della Svizzera è stato Michael Suter. Iniziamo ad analizzare la partita, che è stata una partita interpretata davvero nel migliore dei modi dall'Italia. Primi 3 quarti d'ora in cui abbiamo trovato quella corsa che ci piace tanto e per la quale lavora questa squadra ormai da tanto tempo, e poi nell'ultimo quarto d'ora abbiamo ben contenuto anche il ritorno della Svizzera. Sì, un ritorno che dimostra quanto loro non ci tenevano comunque a far bene. Andy Smith ha giocato fino all'ultimo secondo, all'ultima palla. E penso che abbiamo gestito gli ultimi minuti. Non è una gestione che ci piace, ma dobbiamo imparare a farla, perché
cosa dire, come hai detto tu, un gioco che ci piace fare, l'abbiamo fatto per 40 minuti, un primo tempo fantastico, abbiamo perso tre palle in un tempo giocando a una velocità incredibile. La difesa si è dimostrata ottima come ai livelli con la Slovenia. Sono contento che Ebner ha continuato nella sua performance, con le Luori un bel ritorno perché è tanto tempo che non lo vedevamo. Questa è stata la prima partita di tre, ci servono. Grazie che la federazione ci ha permesso di fare questo stage, non era scontato dopo la vittoria, dopo l'eliminazione con la Slovenia. Sfrutteremo al massimo queste tre partite con una grande squadra, con una di quelle squadre che noi dobbiamo poi battere per poterci un giorno qualificare. E poi sì, è vero, sono amichevoli, ma noi parliamo sempre dei progressi, però poi vincere è l'elemento fondante. Sì, dobbiamo, quando tu ci tieni a vincere, dai sempre l'importanza ad ogni stage, ad ogni amichevole, quella partita conta. Io voglio sottolineare che non capita tutti i giorni di avere una squadra che nel bel mezzo del campionato straniero o italiano lavora per un amichevole e tutti sono venuti, tutti sono contenti di venire. Per dire che Pablo Marrocchi prima della partita ha fatto un discorso proprio su questo punto qua, ci hanno dato l'opportunità di lavorare, sfruttiamolo, impegniamoci, lavoriamo fino all'ultimo dettaglio. È una mentalità grandiosa di questi giocatori, sono orgoglioso. Vedremo qualche novità, non in termini di formazione, qualche cosa da provare in più, per esempio contro la Slovenia alla fine avevi detto giocare di più col 7 contro 6. Sì, veramente ci stavo pensando prima, questa era la nostra strategia di giocare nella seconda partita in più in 7 contro 6. Lo faremo perché dobbiamo pensare noi a provare le cose. È chiaro che giocando così c'è poco tempo per giocare 7 contro 6, la quarta fase quasi non esiste, ma dobbiamo appunto pensare che tutte quelle volte che poi ci si ferma dobbiamo essere proprio attenti ad ogni piccolo dettaglio per fare un buon attacco e speriamo che domani vada bene questo tipo di gioco. Forse diciamo che il risultato alla fine non rispecchia quello che è stata tutta la partita. Abbiamo iniziato secondo me davvero bene, molto intensi, abbiamo espresso i nostri principi che sono difesa e corsa, abbiamo corso davvero tanto. Abbiamo dimostrato l'atteggiamento, insomma la mentalità giusta, che quando vieni in nazionale devi dare sempre il 110%. E dai, è stata una bella partita, buone sensazioni e dai, va bene così. Tra l'altro, dando un'occhiata al tabellino, si nota come abbiano segnato praticamente quasi tutti i giocatori convocati. Questa è la fotografia di una squadra in cui ognuno dà il suo apporto, che sia un gol, che sia una parata, che sia un'ottima difesa. Sì, sì, no, come hai detto tu, è davvero un gran gruppo. Una squadra davvero completa, in ogni ruolo siamo a sicuro, coperti, ognuno fa il suo, come hai detto te, che sia una parata, una difesa, un passaggio o un recupero, è davvero fantastico questo gruppo. Sì. Adesso ci aspettiamo che sia domani che dopodomani la Svizzera voglia reagire, insomma, perché ecco, si sono ritrovati anche sotto di 8, non voglio dire che non se lo aspettavano, perché venire a giocare contro questa Italia è difficile per tutti, questo lo hanno capito tutti. Però perdere non piace mai a nessuno. No, sicuramente, come hai detto te, non penso che oggi gli sia andata bene perdere, quindi domani sicuramente torneranno con l'obiettivo di mettere insomma le cose in chiaro, cercheranno di vincere, sia domani che dopo domani, però noi ritorneremo come abbiamo fatto oggi, sempre con la stessa mentalità e atteggiamento, e cercare di vincere tutte e tre le partite. Ancora una volta un grande Ebner e ancora, devo dire, un'altra volta una grande difesa, che riesce a prendere solo 20 gol avendo un ritmo altissimo, un numero di palle giocate, è stato bellissimo, sono contentissimo del gioco, ma soprattutto della tenuta anche psicologica dei ragazzi, sia come hanno affrontato la partita, perché c'era l'aria, come per dire, ieri loro erano sorpresi, oggi era la vera partita, e ho visto i ragazzi che non avevano paura di una vendetta svizzera, ma come per dire, noi siamo forti, siamo gli stessi di ieri, perché dovrebbe andare male? E lo stesso tra primo e secondo tempo, li ho sentiti negli spogliatoi che mettevano a posto le situazioni, si parlava solamente di aggiustamenti e nessuna pressione psicologica, bravissimi. Un applauso grande a tutti, ma oggi Savini ha dimostrato che ha non solo il cuore d'oro, ha anche una duttilità, riesce ad essere difensore, terzino destro, centrale, giocatore di seconda fase,
gli faccio i complimenti perché parte sempre da dietro le file, ma oggi bravo. Rivelo quello che mi diceva a microfoni spenti. Mi diceva Matteo, è da un anno che ci sentiamo veramente con tanta fiducia in quello che facciamo, in noi stessi, nel gioco che stiamo esprimendo. È chiaro che poi chi lo vede da fuori come noi vede i progressi partita per partita, quando se lo sentono anche i giocatori è una cosa diversa. Infatti stavo dicendo prima che queste vittorie, questo maturate con questo tipo di gioco ti danno una consapevolezza e la fiducia aumenta. E la fiducia, l'autostima serve tantissimo per poter affrontare le squadre che sulla carta sono più forti e cercare di batterle. Per cui questa è la strada che dobbiamo percorrere e bene fino ad ora. Una parola sul pubblico di stasera. Beh, diciamo che già basta vedere gli articoli dei giornali dove c'è mezza pagina e il pubblico è competente, perché qui si respira la pallamano, ci sono 5 squadre di Serie A. Vederli anche organizzati, e adesso che hanno organizzato una festa per i ragazzi, ce la godiamo tutta. Anche stasera abbiamo fatto una grandissima prestazione, un secondo tempo di livello assoluto, e dopo la grande prestazione appunto di ieri ci siamo confermati oggi, abbiamo sempre più fiducia nei nostri mezzi e si vede di partita in partita. E poi c'è la tua partita personale, da un punto di vista numerico hai segnato 4 reti, sei stato il miglior marcatore della squadra, lo sei diventato nel giro di 10 minuti, in più Riccardo Trillini ti sta utilizzando tanto anche come specialista difensivo, insomma la tua partita di oggi è la fotografia di una nazionale che ha sempre un protagonista diverso e ha sempre un giocatore diverso in grado di dare quel quid in più. Chiaramente sono contento della mia prestazione di oggi. È stata però una prestazione appunto di squadra, come hai detto tu, ogni partita può avere un protagonista diverso e questa penso sia la nostra forza, il nostro punto di forza davvero, che ci contraddistingue già da qualche anno. E hai detto bene, è un gioco sempre più corale, sempre più di squadra e secondo me siamo belli da vedere. Me lo dicevi anche a microfoni spenti, è da un anno che abbiamo sempre più fiducia in noi stessi. Sì, è un anno che abbiamo messo insieme una serie di prestazioni di livello e siamo sempre più consapevoli di ciò che dobbiamo migliorare, ma anche di ciò che ormai ci esce in maniera naturale, ciò che è scontato ormai per noi. Dopo tanti anni di difficili partite, difficili prestazioni, finalmente stiamo facendo quel passettino in più che ci è mancato finora. Io però comunque vi racconto comunque sia andata cosa ha detto Trillini nel testuale su fig.it. C'è stato un po' di appagamento dopo le prime due partite, credo inevitabile. Nonostante questo abbiamo provato la soluzione del 7 contro 6 all'arbitrato tratte, non è andata benissimo, ma volevamo provarlo e avevamo bisogno di farlo, cioè portiere volante contro i 6 schierati di movimento della Svizzera. Complimenti alla Svizzera che ha dimostrato di voler vincere fino alla fine perlomeno l'incontro, l'hanno fatto. Tirando una linea posso comunque dire che anche oggi non è andata male nel post terzo match. Negli esperimenti ho trovato buone indicazioni a partire da Andrea Colleluori, in forma e che merita di giocare. Allora, questo è l'aggiornamento doveroso delle 3 partite. Ricordo, avevamo iniziato martedì 12 aprile, Italia-Svizzera 32-28, mercoledì ore 19, Italia-Svizzera 26-20, abbiamo finito giovedì dalle 15, Italia-Svizzera 27-30. Andiamo e torniamo nelle cose di casa nostra, Serie A Beretta femminile, ovviamente il campionato di 1 maschile fermo, 60 minuti per decidere le semifinali scudetto e la retrocessione diretta. Andiamo a vedere quello che è successo, poi dico a Enrico Milano di prendere il prodotto di Handball Mania che c'è ovviamente nella puntata di fig.it. Lo lanciamo al termine della serie A1, va bene? In modo che possiamo ripercorrere tutto. Allora, intanto vi do gli ultimi risultati che sono stati, andiamo a prendere, eccolo qua, Ferrara Pontinia 41-36, Cassano Magnago Mezzo Corona 31-27, Salerno Erice 34-22, Sud Tirol Brixen
Ali Best Espresso Mestrino 27-22, Leno Casalgrande Padana 25-28, Cellini Guerriere di Guerriere Rimaro 29-20. Ovviamente su www.firenzeviolasupersportlive.com alla pagina di Pallamano a tutto Enbo ci sono i download con tutti i tabellini delle partite di A1 femminile che noi a noi in questa presa diretta non ci interessano, non ci sono squadre toscane, però per gli amanti delle statistiche andate sul nostro sito, andate a prendere i risultati, cliccate su un download e vi vedete le statistiche di tutti gli incontri. La classifica aggiornata: Brixen su Tirol 41 punti, Salerno 38, Espresso Mestrino 32, Pontini a 30, Ariosto Ferrara 22, Casalgrande Padana 22, Cellini Padova 21, Erice 20 con una partita da recuperare, Cassano Magnago 18, una da recuperare sarà Erice Cassano Magnago, Guerriere Malo 7, Mezzo Corona 6, Leno 5. Andiamo a vedere le semifinali: Cassa Rurale Pontini a Brixen su Tirol mercoledì 4 maggio, Ali Best Espresso Mestrino Giomi Salerno, la gara 2 il sabato 7 maggio, l'eventuale gara 3 domenica 8 maggio. Le finali hanno già delle date: mercoledì 11 maggio gara 1, domenica 15 maggio gara 2, martedì 17 maggio eventuale gara 3. I playout sono ancora da definire: la quarta squadra costretta a giocare gli spareggi salvezza 1-1 tra Erice e Cellini, e l'ottavo e nono posto della graduatoria da decidere in base al bilancio degli scontri diretto tra le siciliane e il Cassano Magnago, che deve recuperare una partita. Le semifinali dei playout 8, 11 e 9, 10 si giocheranno al meglio delle tre partite tra il 4, 7 e l'8 maggio. La finale metterà di fronte le due squadre sconfitte in semifinale e in programma tra l'11, il 15 e il 17 maggio. Entriamo nel girone di A2 maschile, rush finale per volare alla Final Six nel girone 6, nel girone B, scusate, la Santarelli Cingoli supera l'Ambra Poggio a Cariano e resta l'unica imbattuta della Serie A2 maschile di pallamano. I ragazzi di Palazzi hanno vinto 36-22 al Pala Quaresima, ottenendo la 12ª vittoria consecutiva, la 22ª stagionale. Successo casalingo anche per il Romagna, attualmente al secondo posto con 42 punti, che supera il Chiaravalle. Camerano viene battuta in casa dal Verde Azzurro Sassari 23-19. I ragazzi di coach Filiberto Coccuccia lottano fino all'ultimo contro un'ottima compagine, ma devono arrendersi nel finale dopo aver comunque fornito una bella prestazione volitiva. Vittoria casalinga per la formazione nazionale del Campus Italia, che supera Logan Pescara. Netta vittoria casalinga anche per il Follonica, che batte nel derby toscano il Prato. La Modula Casalgrande ha perso un'altra consistente occasione per ottenere punti importanti. Lions Teramo vince con il risultato finale di 31-26. Infine, successo esterno per Tecnocem 85 San Lazzaro, che batte il Bologna United nel derby felsino con il risultato di 27-24. Verde Azzurro Camerano 23-19. Campus Italia Hogan Pescara 32-24. Santarelli Cingoli Ambra Poggio a Caiano 36-22. Romagna Chiaravalle 23-11. Follonica batte Prato 44-32. Bologna United, che giocava in casa, Tecnocem 85 San Lazzaro di Savena 24-27. Modula Casalgrande Teramo 26-31. Cingoli 45, Romagna 42, Teramo 29, Verde Azzurro Sassari 29, San Lazzaro 85-26, Campus Italia 24, Chiaravalle 22, Follonica 22, Camerano 21, Ambra Poggio a Caiano 20, Modula Casalgrande 17, Hogan Pescara 16, Bologna United 5, Prato 0 punti. Intanto andiamo a vedere quello che è stato l'ultimo turno del campionato di A2 femminile, girone C, nona di ritorno. Camerano Ariosto Ferrara 41-38, Grosseto Euromed Mugello 20-34, Tusce Prato
Cellini Padova 36-25, Chiaravalle Marconi Jumpers 23-22, Sport Insieme Mestrino 13-25. La Tusce continua la corsa dall'Epre di testa 35, Chiaravalle 24, Marconi Jumpers ed Euromed Mugello 23 a caccia di un posto playoff. Cellini Padova 22, Ferrara 20, Camerano 15, Mestrino 9, Grosseto 3, Sport Insieme ancora meno 3. Intanto col campionato di Serie B fermo, si riparte il prossimo weekend, ultimo concentramento Yacht League Under 20 ad Imola, a cui ha partecipato il Tavarnelle, ultimo concentramento ad Imola per i ragazzi Under 20 del Tavarnelle, che escono a testa alta dalla prima esperienza del nuovo campionato nazionale Yacht League. Arriva una sconfitta contro Lanzara dopo un'ottima partita per tutti i 50 minuti. Tavarnelle ha messo a lunghi tratti sotto la squadra salernitana, poi ha dovuto però in fondo al match cedere agli avversari l'intera posta in palio. Vittoria meritata contro i siciliani del Ragusa, gara mai in discussione, con Tavarnelle che domina l'incontro giocando ad altissimo ritmo e maggior lucidità. Si conclude dunque così questa bella esperienza nel giorno di Pasqua con un settimo posto nel girone, qualche rammarico per non aver presentato all'inizio del torneo la squadra al completo, ma nonostante le assenze, come dicono gli allenatori del Tavarnelle, siamo sempre scesi in campo disputando buone partite. I miglioramenti si sono visti alla fine, gli applausi di fine gara lo stanno a dimostrare. Complimenti a tutti coloro che hanno passato il turno e che adesso si contenderanno le migliori 8 squadre d'Italia lo scudetto. Bravi ragazzi, nell'ultima giornata Tavarnelle Carpi 22-36, Atellana Romagna 27-28, poi nel proseguo Carpi Camerano 29-20, Romagna Tavarnelle 31-21 e infine nell'ultimo rush di incontri Genea Lanzara Tavarnelle 35-29, Romagna Enna 27-26. Il Tavarnelle chiude la puntata di Imola battendo Ragusa 35-26. Per questa classifica finale Carpi 18, Genea Lanzara 16, Camerano 12, Romagna 10, Aretusa 9, Pallamano Ragusa 7, Tavarnelle 6, Atellana 5, Aenna 4. Chiude il Conversano con 2 punti. Complimenti a tutti. Qui si chiude la nostra puntata settimanale di A Tutto Handball in versione dal remoto. Grazie a Enrico Milano che mi segue e che vi manda tutto quello che possiamo prendere da fighe.it. Ringrazio tutti, vi rinvio alla prossima puntata, riprenderanno i campionati. Ci sentiamo martedì prossimo, linea che torna alla mia programmazione.